Buonasera a tutti, amici della pagina Il Fisioterapista e buonasera al gruppo Riabilitazione e a tutti i nostri follower. Stasera puntata molto interessante perché abbiamo un team, abbiamo creato un team calcistico che ha effettivamente lavorato insieme nel Melfi in Serie C e lo abbiamo voluto ricreare virtualmente questa sera. Do il buonasera a Pasquale Sepe, che è il preparatore atletico. Buonasera al mister Bitetto, che era il mister in quel periodo del Melfi, e al nostro ormai noto Ciro Moretti, che, come ben sapete, relaziona spesso sulla nostra pagina. E, come vi Buonasera. dicevo, questa sera è un webinar diverso dal solito. Non volevamo trattare la riabilitazione dell'MCA tediandovi con le solite nozioni, ma semplicemente raccogliere brevemente, per quanto è possibile in un webinar, i punti di vista di ognuno di noi, quindi del fisioterapista, dell'osteopata, del mister, perché alle volte anche il mister può avere un'opinione su una riabilitazione, ma soprattutto sull'impiego di un giocatore. Quindi io non dilungherei molto sulle domande. Ricordatevi che se volete fare le domande, buonasera a tutti, intanto ad Alessandro, Maria Giovanna, a tutti. Se volete fare delle domande, mettetele nei commenti e avremo cura di inviarle al nostro team. Ciro, io ti lascio con la tua presentazione, anche se non mi compare, vedi se c'è perché mi compare tutto. Ok, va bene, Si vede? perfetto. Sì, Perfetto. noi ti ascoltiamo. Perfetto. Buonasera, buonasera a tutti. Come al solito è soprattutto un onore essere qui, una platea di colleghi, e soprattutto è un piacere essere qui con Pasquale e con il mister, con cui abbiamo condiviso delle piacevoli esperienze. Come hai detto tu, stasera parleremo della gestione riabilitativa del legamento crociato anteriore, che può essere un argomento sicuramente inflazionato. Ormai, se cerchiamo su YouTube, ho provato a fare una ricerca, escono veramente migliaia di video su questo argomento. Ma oltre che l'aspetto tecnico, che sicuramente aspetto puramente scientifico, sanitario, che sicuramente interessa ai nostri colleghi, abbiamo voluto creare una presentazione dove c'è il contributo di Pasquale Sepe, che è un preparatore fisico, e ci darà qualche nozione decisamente più precisa su quello che poi è la fase in cui il paziente, che poi è un atleta, come dire, supera la fase cosiddetta sanitaria, quindi sostanzialmente con noi, fisioterapisti, con il medico, e incomincia la vera e propria fase poi di ricondizionamento, che porterà all'allenamento vero e proprio e il reinserimento nella squadra, dove ci sarà appunto un mister che dovrà curare diversi aspetti, probabilmente quello psicologico, quello legato al gruppo, quindi il rapporto con gli altri, e poi insomma poi vedremo cosa ci dirà in merito a questo argomento. Quindi comincio subito a parlare di questo tema. Come abbiamo detto, il legamento crociato anteriore, gli aspetti anatomici. Farò una rapida carrellata. Io mi sono chiesto soprattutto questo legamento, diciamo così, che cos'è, nel senso com'è, quanto è grande, per esempio. E allora sicuramente ci possiamo rendere conto che questo legamento crociato anteriore è grande meno di 1 mm, perché è largo circa 8-10 mm. Ed è lungo meno di 4 centimetri, circa tra i 35 e i 38 mm. Dal basso verso l'alto, come possiamo vedere nell'immagine, generalmente il crociato presenta un andamento antero-posteriore e soprattutto medio-laterale. In particolare, una cosa che spesso non è così conosciuta è che il legamento crociato anteriore è costituito da una struttura a doppio fascio. Perché? Perché c'è un fascio anteromediale che si occupa soprattutto della stabilizzazione antero-posteriore della tibia rispetto al femore. E poi c'è un fascio posterolaterale, invece, che è più coinvolto in una seconda funzione che il legamento crociato ha, che è anche il controllo della stabilità nella rotazione, nei movimenti torsionali. C'è un'ulteriore funzione che
presente in tutte le articolazioni, ma in questa in particolare vedremo come viene compromessa quando c'è una lesione di questa struttura, che è un ruolo propriocettivo. Come si rompe il legamento crociato anteriore? Chiaramente il crociato si può rompere o per un trauma diretto, quando c'è in qualche modo l'azione di un corpo o di un avversario, o dal trauma indiretto. Ma il movimento, i movimenti che generano la lesione di questa struttura, generalmente sono con un ginocchio che si può presentare in varismo e rotazione interna, o al contrario, in valgismo, quindi con un atteggiamento verso l'interno del nostro ginocchio e il piede bloccato in extrarotazione. Inoltre, ci possono essere anche delle dinamiche in iperestensione, anche se in questa dinamica c'è da dire che sono registrate delle lesioni di crociato anteriore, ma spesso si accompagnano anche a lesioni, di crociato posteriore. È difficile che in questo movimento ci sia una lesione isolata del nostro crociato anteriore. Mentre i movimenti in iperflessione, dove c'è uno spostamento anteriore improvviso della tibia, generalmente possono provocare una lesione importante. Perché è così prestigioso questo argomento, è così diffuso soprattutto? Beh, basta pensare che da alcuni studi sono emersi che ci sono circa 2 milioni di casi all'anno, cioè si rompono 2 milioni di crociati. Quindi capiamo bene che è una patologia, che è una incidenza particolarmente alta. Il 30% di queste lesioni avviene mentre si fa sport. Quali sport in particolare? Quelli in cui sono presenti movimenti di cutting in generale, tra un attimo vedremo poi quali sono proprio nello specifico, ma soprattutto attività di salti, cambi di direzione e quindi il calcio, lo sci, attenzione perché lo sci finisce per essere tra tutti questi sport quello dove l'incidenza è proprio la più alta. Volley o basket. C'è un'incidenza maggiore nella popolazione di sesso femminile e attenzione all'argomento recidiva, perché al di sotto dei 25 anni ben uno su quattro può rifarsi male allo stesso crociato e capiremo nel nostro percorso perché. Inoltre, nel 20% dei casi accade che nei successivi 2 anni alla ricostruzione del crociato ci possono essere dei problemi o sullo stesso ginocchio. E questo può accadere a causa di una riabilitazione probabilmente incompleta, perché magari potrebbero non essere rispettati tutti gli step che oggi ricapitoleremo, oppure ci possono essere dei compensi che non sono stati, diciamo così, adeguatamente curati, attenzionati, che possono dare luogo a degli squilibri. E quindi quali sono i sintomi? Spesso il crociato, quando salta un crociato, si può avere una sensazione di schiocco, il paziente ci riferisce il cosiddetto crack, un crack, accompagnato da dolore, gonfiore, soprattutto sensazione di instabilità con conseguente limitazione funzionale. Questo è un quadro che riassume la maggior parte delle lesioni, soprattutto quelle, diciamo, che sono abbastanza immediate, dirette. Ma attenzione perché l'insorgenza non è sempre così semplice, ma soprattutto così immediata e così drammatica. Sono presenti molti casi dove, soprattutto negli atleti che in passato avevano avuto delle lesioni, quindi eravamo già davanti ad una lesione parziale, uno sfibramento del crociato, che era stato deciso di trattare con un approccio conservativo, che spesso magari completa l'allenamento, questo atleta completa anche una gara e poi quando va a fare degli accertamenti medici perché magari ha avvertito dei fastidi maggiori sul ginocchio, e ci ritroviamo che magari questa lesione è diventata più grave o addirittura si è rotto del tutto. Una nota interessante è che il crociato non si autoripara, semplicemente perché ha una scarsa vascolarizzazione. Quando avviene, come abbiamo detto, un movimento che tende a sollecitare questa zona, purtroppo può succedere che il ramo vascolare che lo va, appunto a nutrire si rompe e quindi può accadere che il crociato progressivamente va in necrosi. Vedremo successivamente che quando questo elemento è importante nell'imaging. Perché quindi parliamo della diagnosi di lesione. Ovviamente c'è una valutazione anamnestica che il medico è il fisioterapista, quindi io vado a fare una fase di ispezione, una palpazione,
ovviamente non palpo il crociato, ma vado a valutare l'intero, diciamo, l'intero arto, l'intera catena di movimento e vado a lavorare su una valutazione funzionale. Ci sono dei test clinici che sono particolarmente importanti per andare a valutare la tenuta del legamento crociato anteriore, si distinguono in test statici, dove andiamo a testare appunto la stabilità anteroparte posteriore, il test di Lachman e il test del cassetto anteriore, lo vediamo qui in foto. Sostanzialmente il Lachman si fa con un atteggiamento paziente supino in flessione di circa 30 gradi, andiamo a cercare la traslazione anteriore della tibia, mentre il cassetto anteriore si fa con il ginocchio flesso a 90 gradi e quindi la tibia che è stabilizzata con il piede in appoggio sul lettino, quindi stabilizzata nella sua porzione distale, ma andiamo a valutare la traslazione anteriore, sempre della tibia, in questa posizione. Mentre i test più dinamici sono il pivot shift test e il jerk test. Il primo, il pivot, si fa con il paziente sempre supino, con un atteggiamento in intraurazione, che andiamo a cercare la flessione del ginocchio con un atteggiamento in valgismo e quindi fare una sensazione di scatto della tibia, perché tende a sublussarsi in quanto non ha più un meccanismo di stabilizzazione che era assicurato dal crociato. Oppure il jerk test, che diciamo così è l'esatto contrario del pivot shift, perché in questo caso noi partiamo dal ginocchio in flessione, quindi con una flessione di circa 80-90 gradi, e andiamo a ricercare l'instabilità durante il movimento di estensione. Inoltre possiamo usare dei test strumentali, ad esempio c'è un artrometro KT1000, oppure in tema medico ci avvaliamo della diagnostica per imaging, e infatti l'esame che si fa preferire è la risonanza magnetica, ma se ci sono delle altre lesioni, se c'è il sospetto di altre lesioni, lesioni ossee, può essere utile proprio un imaging radiografico o addirittura un TAC. A volte ci può essere però una scarsa collimazione tra i test clinici e l'imaging. Un esempio classico è quando il nostro legamento crociato, diciamo così, fa la fine della cosiddetta foglia dell'albero. Che cosa voglio dire? Se la risonanza viene effettuata in maniera, dire, abbastanza immediata, può accadere che il crociato, sebbene si sia rotto, o meglio, sebbene si sia rotta la sua fonte vascolare, in realtà non è detto che lo troviamo adagiato, quindi completamente staccato dalla sua sede. Possiamo ritrovarlo ancora nella sua sede. E questo ci fa pensare, diciamo così, ad una falsa negatività dell'esame di imaging. In questo caso, però, dobbiamo capire se abbiamo un'imaging negativa, un test clinico che ci dice che è molto instabile questo ginocchio, allora è opportuno andare a fare una rivalutazione, perché probabilmente, esattamente come dicevamo, una foglia resta attaccata all'albero anche dopo che lo si taglia, potremmo vedere che dopo 15 giorni questa struttura non è più così integrata. E quindi qui ho indicato in questa slide l'importanza sia di una radiografia, ma soprattutto di una risonanza, dove andiamo a valutare nella foto di sinistra, dove si vede bene un crociato integro, mentre in quella di destra è evidente il crociato rotto. E per questo motivo, quindi, cominciamo a capire qualcosa. Abbiamo parlato dell'importanza che può avere la valutazione del fisioterapista, è importantissima la valutazione del medico che gestisce il progetto riabilitativo, ma soprattutto si occupa poi anche dell'imaging, ma se ci ritroviamo in un contesto dove andiamo a trattare un atleta, inevitabilmente abbiamo anche altre figure, ci possono essere i rappresentanti della società. C'è il preparatore, come dicevamo prima, Pasquale, ma ci può essere anche un allenatore che necessariamente si trova improvvisamente ad avere a che fare con la privazione di un uomo che aveva a disposizione. E quindi, insomma, dobbiamo, hanno voce in capitolo una serie di altre figure. Su questo magari chiamo in causa il mister e quindi, insomma, volevo salutarlo e soprattutto chiedergli, ecco, se ci sono state sicuramente delle situazioni nella sua carriera dove si è trovato davanti appunto agli infortuni di questo tipo.
Buonasera a tutti e ringrazio anche Giuseppe per l'invito, tra l'altro con voi due con i quali ho condiviso diversi anni di questo lavoro. Poi, tra l'altro, questo tipo di infortunio purtroppo mi vede direttamente coinvolto perché nell'84 a 24 anni ho subito questo infortunio e all'epoca mi fu fatto un intervento completamente diverso da quello della ricostruzione selettiva del crociato anteriore, se dopo profusa anche una condropatia sul condilo femorale che mi ha precluso e bloccato la mia carriera di calciatore, poi proseguita sempre da allenatore. Per quanto riguarda l'infortunato, il calciatore infortunato grave, ovviamente, come in questo caso. È un momento molto, molto importante, soprattutto far valere il gioco di squadra, quello che tanto si dice di voler attuare sul campo. Il gioco di squadra è importante anche in questi casi, perché sono tutti coinvolti, dal medico, fisioterapista, allo staff tecnico e anche agli stessi compagni di squadra. Tutti quanti devono saper operare da squadra e dare al calciatore infortunato da subito il massimo supporto psicologico, perché è fondamentale. Sì, infatti da questo punto di vista, se vogliamo, il mister è esattamente passato, presente e futuro, perché passato ha una sua lesione personale, l'ho appena detto, ha avuto questo problema e che lo ha in qualche modo costretto, diciamo così, ad avere dei problemi che gli hanno compromesso l'evoluzione futura della sua carriera. Il presente, la gestione della guida, lo abbiamo appena detto. E il futuro, perché io so perfettamente che il mister ora come ora ha problemi a questo ginocchio e quindi ci riallacceremo a questo concetto anche tra un attimo, diciamo, quando parleremo poi delle complicanze che ci possono essere proprio in seguito a questo problema. Insomma, Giuseppe. Tu volevi, così, fare qualche domanda particolare al mister in merito proprio alla gestione Ma di io sono sempre quello curioso nei webinar, lo sai, Ciro. Quello che interessava a me sapere era il punto di vista del mister sulle tempistiche, se preme solitamente i propri collaboratori per un recupero veloce, se ha mai chiesto un recupero veloce di qualche tempo perché magari il giocatore serviva o per qualche altro motivo. Beh, in questo credo che l'allenatore, almeno per quanto mi riguarda, io non mi sostituisco mai ai medici, ai fisioterapisti e ai preparatori atletici. Primo perché ho sempre avuto nella mia carriera anche degli staff con i quali ho sempre condiviso tutto e ai quali ho dato sempre la massima fiducia, per cui sotto questo aspetto cerco anzi, il più delle volte sono io quello più prudente perché, avendolo subito sulla mia pelle, un infortunio del genere, so benissimo che poi il rientro in campo è abbastanza impegnativo e poi ci sono dei processi, c'è sempre modo di far cominciare prima dalla fisioterapia, poi dal preparatore atletico, però il supporto dell'allenatore al calciatore infortunato deve essere sempre pieno di attenzioni, perché in fondo è vero, dottore, preparatore, fisioterapista, sono tutte figure molto importanti per la sua ripresa, però lui vede nell'allenatore comunque quella persona che lo riporterà, sperando in lui, nel più breve tempo possibile sul campo e all'attività agonistica. Per cui l'allenatore, anche quando il calciatore, non solo da quando ha avuto l'infortunio, ma anche durante quel processo in cui non è presente nel campo, l'allenatore comunque gli deve sempre stare
accanto e fargli sempre presente la sua presenza, la sua voglia comunque e dargli continuamente fiducia perché il calciatore, l'infortunio nel calciatore fa perdere anche tutte le sue sicurezze, le sue certezze, per cui vedere l'allenatore comunque sempre vicino a lui e avendo fiducia anche lui stesso nei confronti dello staff, sia medico e sia anche tecnico, sopporterà meglio tutto quanto. Poi chiaramente c'è il ritorno in campo che è ben diverso. Pasquale, tu, Sì. come abbiamo detto, sei il preparatore atletico del gruppo, no? Una domanda nel rapporto con il mister, nel rapporto con Ciro. Quando decidi che la riabilitazione è finita e quindi l'atleta diventa un tuo atleta come preparatore atletico, hai dei test di riferimento? Il rapporto. Successo qualcosa, Ciro? Vedo che Giuseppe ha avuto dei problemi. Ok, ah, sì. Ok, forse abbiamo avuto qualche piccolo problemino di rete. Niente, Pasquale, Sì. ti stavo chiedendo, quando decidi, assieme ovviamente a Ciro e assieme al mister, che un paziente ridiventa atleta, quindi un paziente termina la fisioterapia, proprio a livello pratico, diamo una spiegazione di quello che avviene in team a chi ci segue. Certo, Tu ti confronti ovviamente con tutti, ma hai una batteria di test, certo. di quale parere ti fidi di più? Di quello scientifico di una batteria di test, di quello di Ciro, di quello del mister o del tuo personale? Ma io credo, buonasera a tutti, innanzitutto, io credo che in questo caso il ritorno in campo è il frutto di un insieme di fattori, chiaramente. Per cui il momento in cui si decide, lo dico anche per esperienza perché ho avuto diversi episodi di questo tipo, il momento in cui c'è la possibilità di consentire al nostro giocatore di tornare in campo è sempre un pochettino particolare, perché almeno dal mio punto di vista molto spesso tu hai fatto il tuo percorso, hai seguito le tue tappe, hai fatto i tuoi test, però c'è sempre quella sorta di tensione o comunque quella, non dico paura, ma quella preoccupazione che tutto vada per il meglio. Almeno io a volte la vivo così perché probabilmente io, la mia figura è probabilmente l'ultima catena, l'ultima giunzione che dalla fase, diciamo, dal momento in cui tu sei in una condizione da infortunato, torni praticamente nel campo. Per cui il lascia passare, oltre che deve essere chiaramente supportato dal medico, dal punto di vista pratico, tocca soprattutto a noi, diciamo così, uomini di campo. Per cui io quando mi sento pronto, ma soprattutto registro che il giocatore in questo caso è pronto e ti dà quella sensazione di aver conquistato
la sicurezza, allora io probabilmente quello è il momento in cui anche in accordo con l'allenatore diciamo che è pronto per tornare. Poi ci sono tante micro tappe dalla visione dell'allenamento, da come si comporta durante un'esercitazione, dalla gradualità dell'inserimento, quindi diciamo che non è semplice rispondere a questa domanda, è un insieme, è un ambiente di cose che poi sfociano chiaramente al ritorno in campo. Ci sono dei test che magari poi eventualmente, quando avremo modo di discuterne, li presenterò in maniera molto rapida e veloce, perché anche per me, per me in qualità di preparatore atletico, esistono delle tappe, esiste un percorso da sviluppare, dei test chiaramente da fare, delle misure di controllo che poi porteranno chiaramente al completo recupero e al return to play. Visto che ormai hai introdotto la seconda fase, se ci parli del tuo PowerPoint, ti ascoltiamo. Sì, allora, non è in modalità, diciamo, completa, però andiamo comunque avanti. Allora, io in questa fase, nella seconda fase, è una sorta di sovrapposizione praticamente che si crea tra me e il fisioterapista. Perché il fisioterapista... È quello che ti chiedevo, Pasquale, scusami, era proprio quello che ti chiedevo. La linea di demarcazione che separa Ciro da Pasquale. Quindi penso che sia una... in tutti i tipi ci sia il momento in cui l'atleta poi, come dire, non sia più di uno ma dell'altro. La domanda era proprio su questa fase qui. Sì, beh, innanzitutto in questo caso ci deve essere una collaborazione e soprattutto un momento di confronto, perché quando il fisioterapista ha, diciamo così, è giunto al momento in cui, tra virgolette, permette o comunque rilascia il proprio atleta per cominciare la fase di riatletizzazione, che così chiamiamo, il rapporto è molto stretto tra il preparatore atletico e il fisioterapista, perché almeno per quanto mi riguarda io mi rifaccio soprattutto al primo report e al primo rapporto che mi dà il fisioterapista, dove mi discute e mi evidenzia il percorso che ha avuto il giocatore in questo caso, gli obiettivi che ha raggiunto, tutta una serie di particolarità che soprattutto inizialmente nella seconda fase devono essere particolarmente congruenti, diciamo così, devono avere una logica ed una naturale conseguenza del lavoro. A me è capitato spesso anche di vivere delle situazioni dove, ok, sei pronto, vai dal preparatore atletico, senza magari creare quel rapporto di collaborazione, ma soprattutto quel momento che soprattutto la prima parte della seconda fase, che deve essere chiaramente in stretta collaborazione. Per cui quando il fisioterapista mi dice ok, il ragazzo ha recuperato quasi del tutto l'estensione, ha recuperato la flessione, ha un discreto tono muscolare, può cominciare a lavorare e quindi può partire con il percorso di riatletizzazione. E da qui parte poi tutto il nostro lavoro, diciamo così. Ok, Ciro, come... Direi che, come dire, possiamo, come dire, proseguire nel ragionamento, perché in effetti poi il lavoro di Pasquale, come ha appena detto lui, collima perfettamente, si va proprio a sovrapporre in quella che l'abbiamo definito fase 2. Ovviamente prima di parlare della fase 2 può essere opportuno parlare di come ci arriviamo, insomma, a questa fase 2, in modo che il discorso fila in maniera perfetta. Voi vedete il PowerPoint in questo momento, sì? Sì, il tuo lo guardo subito. Ecco. Sì, il mio. Vai. Ok, quindi parlavamo del lavoro in team e arriviamo al processo decisionale, cioè questo progetto che si è rotto, che si fa? Sostanzialmente ci sono due tipi di approcci, l'approccio conservativo, l'approccio chirurgico. Accenniamo all'approccio conservativo. Quando può essere possibile, diciamo, trattare in maniera conservativa, quindi non procedere ad un intervento chirurgico di ricostruzione? Quando ci sono magari degli adulti molto sedentari, soggetti anziani, soggetti in precarie condizioni fisiche, cliniche, oppure nel caso di un atleta
quando ci sono dei soggetti che rifiutano espressamente la chirurgia, perché magari da un lato possono avere paura, in un atleta questo è un po' più difficile, diciamo, ma soprattutto quando siamo in un momento della stagione particolarmente, come dire, delicato, o se ci sono delle impossibilità lavorative, se non è un atleta, ma in particolare quando un atleta si può permettere di opzionare il trattamento conservativo. Quando ci sono i test clinici che ci danno una negatività, per esempio il pivot shift è assente, quindi il ginocchio sembra stabile. Un esame, il KT1000, abbiamo visto l'artrometro dove andiamo a valutare l'instabilità, magari c'è un'instabilità veramente minima, inferiore a 3-4 mm, oppure quando la lesione coinvolge meno del 50% delle fibre, e comunque quando l'instabilità è assente. Allora, se ci sono tutti questi parametri, si può decidere di praticare una strada che è sicuramente più breve. Infatti, diciamo così, qui ho voluto indicare dei tempi che sono molto larghi, che sono addirittura di 3 mesi per il reato tutto prima. Potremmo vedere, Pasquale lo farà meglio, come questi tempi possono in qualche modo oscillare. Però dobbiamo parlare delle probabilità di successo. In letteratura non si arriva oltre il 40% dei casi, nel 36% possiamo parlare di successo, cioè non ci sono altri problemi dopo. Ma le recidive, come avevo detto prima, sono purtroppo dietro l'angolo. Infatti la metà dei casi succede che nel primo anno ci sono in qualche modo nuovi episodi di distorsione in cui appunto l'atleta è costretto a fermarsi, addirittura questa percentuale arriva al 65% nei successivi 5 anni. In ogni caso, quando va praticata la strada conservativa, c'è da dire che possiamo valutarla come una sorta di investimento. Perché un investimento? Perché, numero uno, anche se ci andremo ad operare in un primo momento, adesso lo vedremo meglio tra un attimo, ma in un primo momento, allora, o ti operi nelle successive 24-48 ore, o se no devi attraversare una fase dove necessariamente devi uscire fuori dalla fase infiammatoria, devi recuperare l'estensione completa, devi recuperare anche un po' di forza, perché è difficile trovare un chirurgo che va ad operare, a ricostruire un crociato su un ginocchio che non si estende. Quindi c'è un primo trattamento che, se vogliamo, ha gli stessi obiettivi, cioè superare la fase infiammatoria e recuperare la mobilità articolare. E quindi l'investimento, perché appunto, come dire, male che va, mi devo andare ad operare. L'approccio mio personale qual è? Che è, c'è qualcosa di rotto, se possiamo aggiustarlo, diciamo così, diciamo in maniera semplice, è sempre meglio, perché mi tolgo qualsiasi tipo di scrupolo da questo punto di vista. Anche perché, lo abbiamo visto prima, se è rotto, è rotto, non si rigenera. Possiamo compensare, la nostra mente, il nostro cervello è bravissimo a compensare, ma non è proprio la stessa cosa, e quindi devi stare, insomma, sempre sul pezzo, a lavorare sul rinforzo, sulla propriocezione e così via. Ci sono delle complicanze se fai il trattamento conservativo, peraltro, una degenerazione meniscale, dei danni cartilaginei a lungo andare, e c'è una elevata probabilità di artrosi proprio a causa dell'instabilità articolare. Per quanto riguarda il trattamento chirurgico, dicevamo invece, in atleti di elite si può operare anche subito, 24-48 ore, va così. Però se non siamo in Serie A, accade che il ginocchio comincia a gonfiarsi, ci sono degli attaggiamenti antalgici, quindi si perde anche la mobilità articolare, c'è un emartro, e quindi va osservato un trattamento che poi consentirà di arrivare sotto i ferri, come dicevamo, con un'estensione che la dobbiamo aver recuperata. Dobbiamo avere almeno 120 gradi di flessione passiva, è un gonfiore, un versamento praticamente assente. E riguardo a dei parametri precisi, tu prima, Giuseppe, hai chiesto a Pasquale come si fa a valutare il ritorno allo sport. Pasquale vi mostrerà, non voglio anticipare nulla, però vi mostrerà dei test, ma anche qui si fa un test, perché ci vuole almeno un 90% di forza rispetto al controlaterale, ma si valutano sia il quadricipite che gli hamstring. E quindi poi si può arrivare a fare questo intervento chirurgico. Che cosa prevede l'intervento chirurgico? Semplice: si è rotto un legamento, lo andiamo a sostituire con un tendine.
In letteratura ormai si differenzia in autograft e in allograft. Gli autograft sono i tendini presi dal proprio corpo. Diciamo, quelli più utilizzati sono il tendine rotuleo insieme al semitendinoso e gracile, quindi un tendine, i semitendini della zampa d'oca sono quelli più utilizzati. In America, o comunque in percentuali molto molto minori, usano anche altri tendini, quello del tibiale anteriore, tibiale posteriore, l'achilleo, ma qui io non li ho mai visti, insomma, non li ho mai trattati, ricostruzioni di questo tipo. Mentre c'è la possibilità anche di mettere degli allograft, che sono impianti dove c'è il legamento preso da cadavere, quindi in manca del tessuto, o da donatore, oppure ci sono dei legamenti sintetici. Quali sono le differenze? Allora, sostanzialmente, i tre macro tipi di legamenti che vengono utilizzati, abbiamo detto che sono il rotuleo. Il rotuleo ha una particolarità di vantaggi e degli svantaggi, perché nei vantaggi c'è il fatto che nella sede di espianto si va a come dire, espiantare sia un pezzo di tendine, ma con esso anche delle piccole bratte ossee, sia tibiali che rotule. Questa bratta ossea ci permette, in sede dei tunnel tibiale femorale, una maggiore velocità nel processo di osteointegrazione. Inoltre, il rotuleo è uno dei tendini più forti che noi abbiamo nel nostro corpo ed è una soluzione che, diciamo così, probabilmente da un punto di vista numerico, la spunta di poco nei confronti del semitendinoso e gracile. Gli svantaggi del rotuleo, però, quali sono? Il dolore anteriore, il rotuleo fa più male. Inoltre andiamo ad indebolire ulteriormente una struttura che è già indebolita sulla catena estensoria. C'è il rischio di tendinopatie, perché vedremo che in una prima fase, proprio perché dobbiamo andare a rinforzare la catena estensoria, ma abbiamo una struttura che è decisamente compromessa, è come se abbiamo un grosso strappo muscolare a livello del tendine rotuleo, addirittura con una microfrattura, perché abbiamo detto abbiamo strappato delle piccole bratte ossee e quindi la rieducazione, almeno in una prima fase, è più lenta. Nei semitendini, invece, andiamo in prossimità della zampa d'oca e generalmente l'incisione è quindi, come dire, da minore danno estetico, è più facile, diciamo così, il prelievo, ma soprattutto il tendine in questo caso viene preparato. Infatti spesso si va a prelevare un pezzo di tendine, ma poi in laboratorio lo si allunga, proprio dal punto di vista elastico, a creare quindi un fascio quadruplicato. Questa è la migliore soluzione che ci garantisce una grande resistenza alla torsione. Quella è ben vascolarizzata, quindi il grosso strappo che tu gli vai a dare nella sede di espianto viene riparata abbastanza bene. Ed è da preferire anche in chi lavora inginocchiato, ad esempio. Lo svantaggio qual è? Prima di tutto, tempi di osteointegrazione più lunghi, perché manca la bratta ossea, come abbiamo visto, c'è un vasto ematoma post-operatorio e soprattutto poi dobbiamo fare i conti con un indebolimento sia nei flessori, che dobbiamo attenzionare bene, se no ce li trascineremo praticamente anche per anni successivamente, e soprattutto non dimentichiamo che gli hamstring non sono solo dei flessori al ginocchio, hanno un ruolo anche nell'intrarotazione e quindi va curata anche questo aspetto. Poi c'è il legamento sintetico, in realtà il legamento sintetico oppure da donatore presenterebbe i vantaggi di un intervento più breve, un impatto estetico minimo perché ci sono solo i 3 buchi dell'artroscopia e delle viti di fissazione, c'è minore dolore e soprattutto c'è una mancata compromissione di un'articolazione che è già sofferente. Quindi questi sarebbero dei vantaggi che, soprattutto quando sono stati, diciamo così, introdotti nel mercato ortopedico, hanno generato grosse aspettative. Gli svantaggi però sono sostanzialmente legati ai costi e soprattutto c'è un problema. Siccome sono dei legamenti che alla fine non hanno il DNA del paziente, quindi alla lunga la loro fissazione è sempre e solo garantita dalle viti. Noi però sappiamo bene che la nostra struttura ossea vive di fasi di rimaneggiamento e ricostruzione. Ogni anno circa il 10% della superficie ossea viene rigenerata. Capiamo bene che dopo 10 anni quelle viti potrebbero tenere non più bene e allora c'è il rischio di una maggiore elasticità.
Inoltre, la statistica, soprattutto nel caso del legamento sintetico, ci racconta di un rischio di fallimenti che purtroppo è presente. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi del trattamento chirurgico? Allora, in una prima fase c'è il protocollo PRICE, il ghiaccio, il riposo, la protezione dell'arto tenendolo in scarico, la compressione antiedemigena e il sollevamento. Gli obiettivi da conseguire sono abbastanza, come dire, conosciuti, immagino. Il superamento della fase infiammatoria, quindi dobbiamo ridurre il dolore, il gonfiore, lo svezzamento dalle stampelle, la rieducazione progressiva al carico. In questo caso, anche le lesioni associate, perché se ad esempio c'è un edema osseo o se c'è una sutura meniscale, necessariamente questa fase si allunga perché abbiamo una capacità di tolleranza al carico minore. Ma soprattutto da questo momento, quindi da quando è operato, nelle prime due fasi soprattutto, il gonfiore, il dolore rappresentano sempre in tempo reale dei parametri che non possiamo sottovalutare, perché sono degli indicatori che ci stanno dicendo che magari se aumentano il ginocchio non sta tollerando il carico. E quindi c'è, abbiamo detto, il superamento della fase infiammatoria, il recupero della mobilità articolare, recupereremo la forza, recupereremo il discorso propriocettivo. Tra un attimo voglio dire l'ultima cosa, proprio due parole su questo aspetto, perché guarda, forse mi permetto di dire che il crociato si riabilita più a livello encefalico che sul ginocchio, perché l'importanza del controllo neuromuscolare è veramente fondamentale. E quindi ci sono tanti protocolli, ci sono tante linee guida in letteratura. Noi abbiamo deciso di affidarci al protocollo Melbourne 2.0, dove le fasi sono divise in una prima fase, che c'è il recupero della chirurgia, ma poi c'è una fase 2, che è già il recupero della forza ed il controllo neuromuscolare. Qui già c'è la sovrapposizione con Pasquale, perché poi successivamente, appunto, Pasquale vi parlerà di tutta la fase di ritorno alla corsa, allo sport e all'attività preventiva dell'infortunio. Quindi io che faccio? Io sono il fisioterapista, nella fase 1 mi occupo del recupero dell'estensione completa, del recupero della riduzione del dolore e del gonfiore e dell'avvio subito al reclutamento muscolare prima delle contrazioni magari isometriche, poi comincio a delle contrazioni che via via sono isotoniche, concentriche. La mobilizzazione, prima passiva, poi assistita ed è attiva entro pochi giorni, pochissimi giorni. Mi occupo magari di stabilizzazioni ritmiche, anche in isometria, però a varie angolazioni. Lavoro sulla riabitudine al carico, il riadattamento progressivo al carico, agli spostamenti, e mi occupo del training e della deambulazione. In questa fase qua la priorità è recuperare l'estensione, perché la flessione la possiamo recuperare, diciamo così, gradualmente, ma la priorità è recuperare l'estensione. E dobbiamo però stare attenti alla sutura, quindi alla ferita, perché ovviamente, soprattutto nel caso del recupero della flessione, dobbiamo andare ad allungare i punti di sutura. Una delle cose che dicevo prima, molto molto importanti, è l'approccio mentale. Io dedico tanto tempo, forse troppo. Se ci fossero qui dei miei pazienti, non so se ci sono, che ci stanno seguendo, potrebbero dire che forse esagero su questo, parlo tanto. Cioè cerco, attraverso il dialogo, di spiegare tantissimo tutti i fenomeni fisiologici che ci sono stati durante l'intervento chirurgico, perché gli fa male, perché dopo un po' non gli farà male più, oppure perché possiamo aspettarci un piccolo proprio peggioramento del dolore. Quindi la comprensione di questi fenomeni, a mio avviso, aiuta nella consapevolezza, nella presa di coscienza, per superare quello che è uno dei principali ostacoli che ci potremo trovare ad affrontare, che è la paura. In un crociato c'è tanta paura. Possiamo trattare l'atleta più coraggioso del mondo, ma questo aspetto purtroppo avremo a che fare. I tempi della fase 1 sono di 3-4 settimane e ci sono anche degli obiettivi. Quindi, quali sono i risultati che dobbiamo raggiungere per arrivare alla fase 2?
Una completa estensione passiva, abbiamo detto, una flessione accettabile, non tutta, ma almeno 110 gradi, un ginocchio che deve essere il più possibile asciutto, e c'è il test, il quadriceps lag test. In pratica noi cerchiamo di estendere, quindi lo facciamo noi, li estendiamo da seduto al paziente la gamba passivamente, e poi però gli chiediamo di mantenere questo ginocchio in questa contrazione attiva. Se lo riesce a fare, possiamo passare alla fase 2. Fase 2, dove ovviamente però ne parleremo tra un attimo, però dicevo prima l'importanza del controllo muscolare. Allora, le nostre strutture articolari sono anche organi di senso. Il cervello, il ginocchio, dicevo prima, ha un'importante funzione propriocettiva perché manda costantemente la posizione del nostro corpo nello spazio e collabora nella generazione dell'atto motorio, cioè il ginocchio manda dei segnali al nostro cervello, grazie a questi segnali il nostro cervello cerca di creare il gesto motorio il più preciso possibile. Che cosa succede quando c'è una lesione? Beh, arrivano subito meno input sensoriali al cervello. Avviene, come dire, avviene viceversa però una maggiore stimolazione nocicettiva perché c'è il dolore, c'è l'infiammazione. E allora che cosa succede? Quali sono le conseguenze? Il nostro cervello reagisce con dei meccanismi di autotutela, l'inibizione artrogenica del quadricipite, perché il cervello capisce, dice, se io contraggo quel quadricipite, quindi, come dire, cerco di muovermi, mi fa male e quindi metto in scarico quella zona, perdiamo di tono immediatamente sul quadricipite. C'è un'iperattivazione degli hamstring, perché? Perché sulla parte posteriore di coscia, se il ginocchio lo manteniamo in un atteggiamento di 15-20 gradi di flessione, abbiamo una diminuzione della pressione articolare e quindi abbiamo un sollievo. E allora mettiamo quindi in atto tutti questi compensi che poi ci servono prima di tutto. Perché si parte da una considerazione, non esiste la rappresentazione del nostro ginocchio nel cervello, o meglio, esiste la rappresentazione del ginocchio al fine di controllare un movimento. Quindi tutte le nostre strutture non sono, come dire, il fine, sono il mezzo per controllare appunto la rappresentazione del movimento che il nostro cervello ha in mente. Ci sono stati degli interessantissimi studi che hanno evidenziato come c'è il crociato rotto e allora c'è una iperattivazione corticale delle aree limitrofe, ma anche della vista, perché si deve sforzare di più per garantire al nostro cervello un'adeguata comprensione di quello che sta accadendo a livello propriocettivo sull'arto. Inoltre si è visto che anche in movimenti semplici c'è un'iperattivazione di queste aree e quindi ci sono dei compiti banali che poi diventano dispendiosi proprio per via di questo compenso che si genera. Inoltre, qui c'è il rischio lesioni, il rischio infortunio, soprattutto quando c'è un atteggiamento conservativo. Che succede? Che il nostro cervello va a iperattivare delle fibre che sono lente, non sono fibre motorie, muscolari, preposte a quei lavori sport specifici, a quei lavori esplosivi. E quindi, come dire, proprio dal punto di vista strutturale sono diverse rispetto a quelle che dovevano essere attivate e quindi possiamo praticamente farci male. Di conseguenza, sappiamo che il legamento non ha propriocettori e passiamo alla fase 2. Con me completiamo il lavoro prima sul lettino, poi a corpo libero, ma poi soprattutto una volta che abbiamo il nostro paziente che si ritrova ad avere quegli obiettivi che vedevamo prima, possiamo definirlo, diciamo così, quasi guarito, ma non è allenato. A quel punto siamo più o meno intorno tra la quarta e la sesta settimana, più o meno un mese e mezzo, sta con me, e poi passo a lavorare con Pasquale, che si occupa in maniera precisa di diverse fasi. Pasquale, se tu sei d'accordo, quindi potresti appunto inserire quello che è il tuo lavoro. Sì. Condivido lo schermo. Puoi condividere, sì, lo schermo che avevo fatto io. Allora. Eccolo qua. Lo vedete? Sta Si arrivando? vede? Oh, perfetto, sì. Eccolo.
Bene, perfetto. Allora, siamo praticamente arrivati al momento. Sì, Pasquale, scusami, poi ti lascio libero quanto vuoi. Una certo. domanda che è arrivata in diretta da Fabio Contin, dice: come gestite la prevenzione delle recidive? Immagino che voglia sapere, una volta riabilitato, una volta diverso in gruppo, immagino che voglia sapere il punto di Sì, vista di tutti, anche ne dei pisti. parliamo nell'ultima slide praticamente, nella fase Ok, 5, va che è la bene. fase dedicata alla prevenzione, dove appunto facciamo un passaggio di questo tipo. Va bene, vai. Ah, Allora, un'altra cosa, sì. scusami. Molti mi stanno chiedendo le vostre slide. Sì, certo. Chi le vuole, invece di chiedermele in privato, perché sto rispondendo a decine di messaggi, contatta i relatori e se hanno voglia e tempo ve le inviano. Va bene. Ok? Grazie Va bene. Pasquale. Perfetto. Allora, siamo arrivati praticamente al momento in cui il paziente, diciamo così, ormai recuperato, viene praticamente a trovarsi in una situazione in cui bisogna recuperare oltre che la funzionalità, soprattutto la condizione. Allora, la prima cosa che io solitamente faccio in questa seconda fase, mi pongo degli obiettivi. L'obiettivo primario è quello di avere un quadro della situazione, praticamente cerco di effettuare nel momento in cui ho il primo contatto dei test di valutazione funzionale, dopodiché mi pongo degli obiettivi e cerco attraverso delle tecniche di allenamento di raggiungere questi obiettivi. È chiaro che il primo contatto che ho con il soggetto passa sempre attraverso un report che in questo caso il fisioterapista mi manda, spesso succede anche con Ciro, dove mi elenca e mi fa presente qual è la condizione del soggetto, se è in condizione di poter già cominciare un certo tipo di lavoro, se eventualmente debbo porre qualche attenzione particolare ad alcune cose, ad alcuni fattori e quant'altro, per cui c'è sempre, comincia ancora, continua ancora questo rapporto di collaborazione. Per cui io mi occupo, come dicevo prima, di valutazione. La prima cosa è questa: cerco di avere, di raccogliere delle informazioni. Per cui cerco, o effettuo dei test, in questo caso isometrici, eventualmente a catena, chiaramente cinetica chiusa, dove praticamente grazie ad uno strumento, una cella di carico in questo caso, mi permette di avere dei dati ben precisi sulla condizione, del soggetto. Provo ad effettuare anche in questa fase un test isometrico a catena cinetica aperta. In questo caso vi mostro come mi vengono fuori praticamente i dati con cui cerco di parametrare il livello di forza, che in questo caso più che di confronto tra i due arti è soprattutto un primo dato che io ho sull'arto, in che condizione, quali sono i valori dell'arto in questo caso. Grazie anche alla possibilità di standardizzare in questo caso l'angolo. Io uso un elettrogoniometro che in questo caso mi permette di standardizzare l'angolo. Solitamente il test lo faccio sui 135 gradi nella fase a catena cinetica aperta e la stessa cosa a catena cinetica chiusa. Mi viene fuori un report con i valori di forza che in questo caso fungono da primo dato su cui poter costruire il lavoro. Dopodiché, inizialmente effettuo anche dei test dinamici usando un ergometro che mi permette, semplicissimo, un encoder che mi permette di avere informazioni in questo caso di carattere dinamico, quindi ho già dei valori di forza e di velocità, per cui di potenza con cui io ottengo dei dati e eventualmente, ove non ci fossero problemi, ove diciamo così, non ho nessun tipo di controindicazione,
provo nella fase della seconda fase, soprattutto verso la settima, ottava settimana, provo anche ad avere un'informazione sul quadricipite isolato, in questo caso, con un'estensione della gamba sulla coscia, con un carico molto, molto, diciamo così, graduato, nel senso che l'encoder, comunque questo dinamometro mi permette di utilizzare un carico anche non particolarmente elevato, ed ho così i miei parametri. Sempre nell'ambito della valutazione funzionale, rifacendoci anche al protocollo di cui parlava Ciro, che io uso molto spesso, che è il Melbourne 2.0, cerco anche di capire in questo caso in che condizione è il ginocchio. Quindi effettuo un test di allineamento, che voi sapete benissimo quanto è importante, il buon allineamento di ginocchio in questa fase, un semplice test di equilibrio. Ora, immaginate di identificare e di inserire questi test nei momenti temporali giusti, un test di stabilità dove raccolgo tutti i miei dati, perché grazie a questa valutazione complessiva, a questi dati che io raccolgo, posso pormi i miei obiettivi di questa seconda fase, che è abbastanza lunga e soprattutto, consentitemi di dire, non è una fase che è dettata dal calendario in questo caso. Io cerco sempre di non rispettare necessariamente i tempi che di solito si ritrovano, diciamo così, ma è sempre la progressione dell'atleta, la risposta che mi dà in questo caso l'atleta, che mi guida verso il recupero della condizione. Per cui gli obiettivi che mi pongo: riottenere la maggior parte della forza muscolare, quindi io devo arrivare a compiere esercizi di squat con un carico comunque piuttosto importante, ritrovare l'equilibrio su una gamba sola, che è un test che periodicamente effetto, e soprattutto effettuare uno squat su una gamba sola. Io devo riuscire ad allineare perfettamente la gamba, a effettuare un movimento profondo, perché in questo caso per me è già un segnale, è un segnale ben preciso. Fare questo tipo di test semplicissimi mi danno quella sicurezza di poter comunque continuare il mio percorso di lavoro, perché nel momento in cui ho delle difficoltà a fare un certo tipo di test, non riesco ad effettuare uno squat su una gamba, non riesco ad allineare il ginocchio, ho particolare problema ancora a tenere l'equilibrio su un quarto di squat, c'è qualcosa che non va, per cui devo continuare a lavorare su certi aspetti prima di andare avanti, anche se sono un po' in ritardo, però devo lavorare, perché ciascun atleta mi dà delle risposte diverse. Io in questi anni ho avuto diverse esperienze di recupero, perché gestisco anche un centro di valutazione e comunque di riatletizzazione, per cui mi sono ritrovato comunque ad avere a che fare con atleti che avevano delle esigenze di rientrare subito a fare la propria attività, con atleti che invece non avevano particolare non avevo particolare fretta di recuperare, per cui ho sempre cercato di adattarmi alle loro risposte. E passiamo poi chiaramente a quel momento in cui io somministro, tra virgolette, il programma di lavoro. Faccio una semplicissima carrellata, ma ce ne sono diversi di esercizi che in questa fase hanno una loro gradualità. Chiaramente, soprattutto per quanto riguarda la somministrazione dei sovraccarichi, avranno il loro percorso, la loro gradualità, saranno sempre somministrati con un continuo feedback, un continuo accertamento che il carico che sto somministrando non sta, soprattutto nella prima fase, non sta, tra virgolette, causando nessun tipo di problema. Quindi si alternano questi esercizi di sovraccarico con esercizi, come abbiamo detto prima, lo affronteremo, di controllo neuromuscolare. Negli esercizi di sovraccarico, quando posso e quando vi è la necessità, cerco di applicare anche un calcolatore, il mio calcolatore di potenza, che è quello che utilizzo anche per effettuare i test, che mi dà la possibilità di avere un feedback. In questo caso, come diceva perfettamente Ciro, il cervello è il ritorno
del lavoro in questo caso che tu fai può risultare veramente molto utile, me ne sono accorto, perché guardando la potenza che esprimi con la gamba buona e poi andando, diciamo la gamba quella non lesa, e andando ad effettuare il lavoro e avendo un feedback immediato, in real time, della condizione che hai, ho trovato molto spesso un ottimo riscontro, perché c'è subito quel ritorno di informazione che mi permette, che permette al soggetto di avere, di rendersi più conto del lavoro che sta effettuando. Per cui, come dicevo prima, alterno esercizi di sovraccarico con esercizi di controllo e di forza neuromuscolare. Uno degli obiettivi fondamentali è questo, ragazzi, cioè il controllo, gli esercizi, va bene gli esercizi di forza, va bene la pressa, va bene gli esercizi di squat, va bene tutto, ma quello che è importante in questo momento è lanciare subito esercizi che stimolino l'aspetto neuromuscolare. Ne vediamo alcuni. Pasquale, dimmi. Non ti voglio interrompere, ma c'è una domanda del nostro collega, mio e tuo, sì, perché anch'io sono scienze motorie, Mimmo Petrocca, sì, il collega che conosco ed è molto bravo, fa una domanda che c'entra con la slide che stai seguendo, dice, sì, una domanda per il prof, quando l'atleta è completamente recuperato sotto l'aspetto sanitario, ovviamente quando l'atleta è avviato sotto l'aspetto aerobico con carichi ora graduali, quando ritieni opportuno somministrare al giocatore i lavori di forza da campo? Sì, specifico, grazie. Sì, 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 sì. Ma guarda, ci arriviamo, perché in questa seconda fase, che adesso si conclude praticamente, dobbiamo arrivare ad ottenere gli obiettivi di cui prima abbiamo discusso. Quando poi praticamente arriviamo nella terza fase, in quella terza fase ci dobbiamo porre l'obiettivo di ritornare chiaramente al gesto della corsa e poi a riconquistare tutto quello che riguarda gli aspetti specifici dello sport. Per cui concludo subito questa seconda fase, mi tuffo nella terza, dove praticamente arriveremo alla riconquista del gesto, arriveremo ad effettuare, a ritrovare la corsa e a tutto quello che poi ci porterà direttamente nel campo. Consentitemi di fare una piccolissima, un piccolissimo approfondimento sugli esercizi di propriocezione, a cui prima Ciro praticamente si riferiva. In questo caso ho notato questo, l'importanza di questa tipologia di esercizi, al di là dei piani stabili che probabilmente molti di voi conosceranno, che io sì uso, ma ho da qualche tempo un pochettino, diciamo così, messo da parte, utilizzando invece delle forme di sviluppo del sistema propriocettivo, sia utilizzando questa tipologia di tappetini, che praticamente danno questa continua perturbazione, soprattutto a piede scalzo, chiaramente, danno questa continua perturbazione che diciamo così, costringe il nostro soggetto a regolare su qualsiasi forma di esercizio proponi continuamente la propria stabilità, a ricercare continuamente la propria stabilità. Quindi per me è importante, l'ho messa appunto a parte questa slide, perché le esercitazioni propriocettive rivestono chiaramente un ruolo importante. Termina, diciamo così, questa seconda fase. Se tutto è andato liscio, non ci sono state complicanze, non ho avuto nessun tipo di problema, mi confronto con il fisioterapista e faccio presente che tutto va liscio, tutto procede, quindi mi tuffo nella terza fase, dove mi pongo in questo caso degli obiettivi, uso delle tecniche di allenamento appropriate per questa tipologia di fase e chiaramente, per poi alzare la paletta verde, diciamo così, effettuo dei test per me importantissimi che mi permettono di dare, diciamo così, di concedere, di consentire al nostro atleta di ritornare nel campo. Brevemente, gli obiettivi penso che siano chiari: ritrovare assolutamente i livelli di forza simmetrici fra i due arti, quindi recuperare la forza in maniera completa, il raggiungimento di un'eccellente forza neuromuscolare attraverso porre un'enfasi assolutamente sugli esercizi corretti di sviluppo neuromuscolare, tutto ciò che riguarda atterraggi,
frenate e movimenti pliometrici. Questa è una slide importantissima, soprattutto sul riferimento al raggiungimento di questo obiettivo. Tutto ciò che riguarda i landing, gli atterraggi, la gestione delle frenate, gli aspetti pliometrici, chiaramente con la gradualità e con la giusta somministrazione, devono essere perfetti, perché devo ritornare alla corsa senza minimi squilibri e poi chiaramente progredire verso le forme di gesti sport specifici. Le tecniche di allenamento di questa fase, procedo sempre mentre parlo con un filmato dove mostro alcuni esercizi, ci spostiamo chiaramente su soprattutto stimoli di carattere soprattutto monoarto in questo caso, dove in questa fase, oltre a continuare la stimolazione sul piano trofico, quindi devo comunque arrivare, come diceva Ciro, ad avere almeno il 90% della forza controlaterale, devo concentrarmi e incentrare il mio lavoro sul lavoro coordinativo, sul lavoro di pliometria, su tutto ciò che riguarda l'aspetto di controllo neuromuscolare. Quindi tutti esercizi che poi chiaramente hanno la loro gradualità, man mano che vado avanti nel programma, io devo sempre avere il feedback del mio ragazzo, devo sempre capire se quello che sto facendo fare viene assorbito, viene metabolizzato, altrimenti è chiaro che mi devo un attimino fermare e andare avanti. Come dicevo prima, particolare attenzione alle esercitazioni di landing. Tutto questo condurrà, come l'ho scritto in questa slide, al ripristino di un corretto schema di corsa e soprattutto con i tempi necessari verso le forme di gesti sport specifici. Come vedete, semplicemente vado da esercizi più semplici ad esercizi sempre più complessi, perché il soggetto deve essere perennemente perturbato, quindi come dicevo prima, più che esercizi proprio eccettivi su pedane o su piani instabili, perché non organizzare esercizi dove la perturbazione è quasi reale? Quindi tirare mentre effettuo un movimento, vado a stabilizzarmi, mentre effettuo un movimento, come in questo caso, vado a cercare una perdita di equilibrio ed una continua risposta veloce, mentre lancio come questa una palla vado alla ricerca del controllo, perché ragazzi, prima di arrivare alla corsa e prima di arrivare a ritrovare tutti i nostri gesti, non possiamo assolutamente saltare alcuni passaggi. Posso avere anche raggiunto la forza con un test che adesso andiamo a vedere sul multipower, sulla pressa, ma se non mi dà sicurezza, se non ricevo la sicurezza da queste esercitazioni, è molto probabile che non sono ancora nelle condizioni di riprendere il gesto. Per cui chiudo facendo vedere dei piccoli esercizi. Questo è un ragazzo che ha subito la ricostruzione del legamento crociato con prelievo da rotuleo. Lui purtroppo ci siamo dovuti fermare nel momento più importante, che era il momento quello dove abbiamo avuto questa sciagura, e purtroppo è un po' indietro. Lo vedrete poi in un video dove vado ad effettuare degli up-tap, dove presenta delle difficoltà particolari, non tanto nell'esplicazione della forza, ma soprattutto nei lavori di co-contrazione e di coordinazione. E si vede in questo caso dove somministrare questo tipo di esercizi diviene per me l'obiettivo primario di questa fase. Al termine di questo momento vado ad effettuare le mie valutazioni, vado ad effettuare un test di forza, in questo caso, un test di forza usando il mio misuratore di potenza. In questo caso faccio un test al multipower, uno split squat, perché il multipower mi permette di standardizzare il movimento. Deciso l'angolo, posso tranquillamente riproporlo anche una volta, anche ogni 10 giorni, non è un problema, ogni 15 giorni, però mi permette di standardizzare il test. La stessa cosa è sulla pressa, vado sempre a standardizzare l'angolo, perché devo, se decido di fare un test a 90 gradi, poi lo ripropongo a 90 gradi e vado a verificare
le diversità. La stessa cosa sul eventualmente se voglio effettuare un test a catena cinetica aperta, anche in questo caso cerco sempre di raccogliere le informazioni per avere i miei parametri. Effetto un test di equilibrio, penso che conosciate tutti, e poi vado ad effettuare un test, in questo caso di balzistica, che per me risulta fondamentale. Vado a fare gli hop test, il single leg test, dove si vede in questo caso la differenza e la difficoltà che ha questo ragazzo. Quindi ragazzi, io non so se l'abbiamo visto, prima questo ragazzo ha fatto il test di forza, era più o meno nella stessa settimana, dove presentava nel test al multipower e nel test alla press, alla leg press, presentava non una particolare differenza nell'esplicazione della potenza. Quindi vuol dire che il ragazzo sul piano del trofismo c'è, sul piano della forza c'è, però andiamo ad effettuare un test, in questo caso pliometrico, e viene fuori il ritardo che ha in questo caso. Per cui magari ci facciamo trarre in inganno dal fatto che i due arti sono pari, però poi vado a fare il test di balzi e mi rendo conto, e si vede, lo potete vedere tranquillamente, la difficoltà che ha. Quindi terminata la terza fase, praticamente è assodato che ha superato questa batteria di test, quindi pure in riferimento a quello che mi chiedevi prima, se non riesco a portare almeno al 90% attraverso questo test, non posso andare avanti, devo continuare a lavorare, devo scegliere gli esercizi più opportuni, devo dare qualità al lavoro, devo cercare di tirare fuori quello che serve, perché il mio soggetto deve sfociare, deve arrivare nella quarta fase perfetto. Quindi solo questo mi consente di, uno, di poter permettergli di tornare nel campo, e due, soprattutto in previsione anche di una prevenzione, diciamo così. E arrivo nella quarta fase, che è la fase che ci porterà praticamente al ritorno all'attività completa. In questo caso, alta individualizzazione degli esercizi, quindi andiamo sempre più nello specifico, andiamo in campo e andiamo ad effettuare una serie di esercitazioni molto tecniche, molto specifiche, soprattutto sempre con un focus sugli aspetti pliometrici. Dobbiamo lavorare sul riflesso da stiramento, dobbiamo eliminare qualsiasi ritardo che c'è nel riflesso da stiramento, perché è quello che garantisce e ci dà la certezza che siamo in una buona condizione. Non dobbiamo soltanto, come ho scritto, curare il ginocchio, ma l'intera persona deve essere pronta a tornare nella sua complessità. Si va verso allenamenti senza restrizioni e si ritorna chiaramente all'attività completa. Nell'ambito dell'attività completa ho trovato, anche effettuando una ricerca un pochettino su una ricerca sui lavori scientifici, questa suddivisione che a me mi ha colpito subito: coinvolgimento degli allenamenti specifici dello sport praticato. Superata questa prima fase, permettere la pratica con i compagni, quindi ritornare alle attività di contrasto, e una volta superata questa fase andiamo all'introduzione e all'introduzione alla competizione. Una carrellata semplicissima di esercizi, facendo riferimento a che cosa? Al discorso di cui vi dicevo prima. Andiamo a lavorare sulle frenate, sui cambi di direzione, sui cambi di senso. Questa è una prima parte, attenzione, manca ancora tanto, però io già videofilmando e guardando il mio atleta mi rendo conto se ha una linearità, se ha equilibrio, se ha un appoggio preciso, se presenta delle difficoltà. Quindi io attraverso queste esercitazioni nel campo comincio a farmi l'idea che il nostro giocatore in questo caso sta conquistando il momento di poter ritornare in campo. Quindi tutte esercitazioni molto semplici, dove vado a cambiare gli angoli di cambio di sterzata, dove vado a lavorare sui diversi appoggi, e
arriviamo poi chiaramente ad effettuare delle esercitazioni, come dicevo prima, di carattere pliometrico, che per il mio modesto parere in questo momento hanno un'importanza fondamentale. Quindi, come potete vedere, tutte esercitazioni che passano dal doppio appoggio all'appoggio, in questo caso sulla gamba in questo caso lesa, ma che deve presentare una elasticità, una stiffness, una capacità di reclutamento perfetta, perché solo attraverso queste esercitazioni posso essere sicuro che il ragazzo è completo. Lavorare sulle risposte, lavorare sul riflesso, sull'accoppiamento del riflesso da stiramento, non ci deve essere ritardo, non devo presentare nessuna difficoltà quando vedo il mio ragazzo balzare. Deve essere sicuro, lui solo attraverso queste cose può ritrovare la sicurezza e può sentirsi pronto ad effettuare, a poter ritornare nel campo. E in questo caso chiudiamo e arriviamo praticamente alla quinta fase, dove appunto parlavamo di prevenzione. Io ho avuto modo e mi sono ricopiato questo pezzo da un articolo che ho letto, dove appunto si dice che il ritorno all'attività è altamente desiderato. Molto spesso, purtroppo, qualcuno non riesce a superare questo momento e può incorrere anche in una eventuale seconda lesione. Può essere questo rischio di seconda lesione può essere associato a diversi fattori, tra cui la tecnica chirurgica, l'età, i livelli e quant'altro, e gli adattamenti durante i compiti dinamici. Ma ho sottolineato questa fase: sebbene molti di questi fattori non siano modificabili, la componente biomeccanica del secondo rischio può essere affrontata efficacemente con un allenamento neuromuscolare mirato prima della partecipazione sportiva senza restrizioni. Per cui dedicare in questo caso sempre e comunque lo spazio alla prevenzione, almeno 15 minuti prima di un allenamento. Il programma deve essere svolto con continuità, perché molto spesso mi ritrovo con soggetti che a volte sì, magari nei primi mesi sono molto attenti, però poi si lasciano comunque andare. E, ripeto, sempre e comunque prevedere esercizi di equilibrio, di forza ed esercizi pliometrici. In questa fase è secondo me importante, nel momento in cui andiamo a decidere se è arrivato il momento di poter far rientrare il nostro atleta nel campo, in questo caso il confronto con il tecnico e con l'allenatore, secondo me, è cruciale, diciamo così. Per cui in questo caso possiamo anche sentire, se vuoi Giuseppe, anche l'opinione del mister, perché forse il momento più importante è appunto questo. Sì, c'è Pasquale, c'è anche un vostro atleta, Nicola, sì. Muratore, che ci porta proprio una sua esperienza. Dice: il mio crociato è saltato in una gara di Lega Pro, immagino che fosse un vostro atleta questo. Sì, 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 tutto sì. È andato poi per il verso giusto. Quindi, sì, cioè, me lo ricordo bene. Di quello che stiamo dicendo. Io ti volevo fare i complimenti, Pasquale, perché è stata un'esposizione breve, chiara, precisa, con i video che non hanno annoiato nessuno, quindi... hanno dato ancora più forza a quello che stavi dicendo, e ti faccio i miei complimenti, ma li stai ricevendo anche dai commenti. Non avevo dubbi che tu fossi capace, perché Giro, se ti sponsorizzava Giro per questo webinar, eri una certezza. Sì, ho cercato appunto di non dilungarmi, ma di diciamo così trasmettere quello che è il messaggio che volevo trasmettere, appunto sulle difficoltà che a volte si hanno nel decidere quando, e mi riferisco alla prima domanda che mi hai fatto, quando poter essere sicuri che il nostro soggetto è pronto per rientrare in campo. Lo dico per esperienza, non è sempre molto facile, diciamo, prendere questa decisione da preparatore atletico. Poi magari il medico, il fisioterapista possono avere chiaramente le loro convinzioni, però da preparatore atletico non è facile, perché rimane sempre quella forma di, soprattutto iniziale,
di imbarazzo nel dire abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo tutti i parametri corretti, abbiamo effettuato il percorso completo, ora è il momento di tornare in campo. Quindi spero di aver lanciato quei messaggi, diciamo così, relativi soprattutto agli aspetti a cui tengo particolarmente, che sono gli aspetti neurocoordinativi, di pliometria, il riflesso da stiramento, la stabilità, la ricerca continua della risposta del ginocchio, soprattutto nelle fasi di atterraggio, nelle fasi di landing. Questo per me sono gli aspetti più importanti, è un'esperienza che ho maturato in questi anni, quindi ecco, ci tenevo a parlare di questo. E io invece vorrei coinvolgere nuovamente il mister, perché lui certo. sta guardando le presentazioni e vedo che è anche molto attento, quindi denota anche attenzione verso il proprio team, che non è da tutti i mister. No, anche perché questo a conferma delle scelte, anche della condivisione con persone come Ciro e come anche Pasquale Sepe, molto molto preparate, lo si è evidenziato proprio quest'oggi. Tornando anche al fatto, alla conclusione, no, di Pasquale, il ritorno in campo dell'atleta, dove ovviamente c'è un confronto con il tecnico. Finisce l'atleta, perché fino ad allora è l'atleta che doveva esercitarsi e mettersi a disposizione del preparatore, e inizia la fase del calcio giocato, del calciatore. Lì viene fuori anche e soprattutto, dopo tutto quello che è stata la preparazione al ritorno in campo, l'aspetto anche caratteriale del calciatore. Io credo che sia fondamentale anche questo. Ci sono dei calci. Infatti, mister, come gestite quei calciatori che mentalmente non hanno recuperato? Cioè, i test di Pasquale sono super. Ciro conferma che non c'è più lesione, non è più un paziente, ma è un atleta. Però continua ad avvertire il dolorino, continua mentalmente a non essere pronto alla gara. Qual è la strategia più adatta in questi casi? Beh, la strategia più adatta è di sicuro quella che è la sua sensazione. Non ti nascondo che il calciatore è perfettamente guarito per quanto riguarda l'occhio dell'allenatore, è perfettamente guarito quando è completamente coinvolto e concentrato su quelle che sono le fasi di carattere tecnico-tattico. Invece, quando il suo lavoro, la sua preoccupazione, la sua paura non è una paura generica, ma è una paura dovuta, ecco, come dicevi tu, al dolore, e lì bisognerà ancora di più confrontarsi sia col medico sia anche col preparatore, perché queste paure, nello specifico al dovuto all'infortunio che ha ricevuto, è chiaro che sono quelle che ti fanno e fanno anche a volte perdere tempo allo stesso calciatore. Io parlavo di carattere prima, no? Il carattere di una persona è di un calciatore è fondamentale. È fondamentale perché ci sono dei calciatori che hanno coraggio, che hanno voglia di riprendere, che hanno una piena volontà a rientrare subito in campo. E quello, come dicevo prima, lo si vede proprio dal suo atteggiamento durante le esercitazioni di carattere tecnico-tattico, perché in quello, se uno è bello concentrato, allora vuol dire che lì la sua problematica dovuta all'infortunio gli è quasi completamente passata. E invece poi ci sono dei calciatori un po' più sensibili, con i quali che accentuano di volta in volta, anche durante gli allenamenti, anche quelli più semplici, al loro infortunio, dove lì devi avere un po' più di pazienza, perché se siamo certi, come il più delle volte è sempre stato, certi del lavoro che si è svolto prima, e tutti i dati, anche tutti i dati di carattere fisico
riabilitativo sono a posto, e allora bisogna semplicemente insistere, insistere dando sempre, comunque, sempre tanta fiducia al calciatore e al lavoro che si è svolto fino ad allora. Ad allora, il calciatore si deve sentire in qualche modo anche un po' più ecco, tutelato, protetto da tutta questa scienza, insomma. Poi, ovviamente, la scienza di cui hanno parlato sia Ciro che Pasquale sono tutti dati ai quali poi noi allenatori ci mettiamo del nostro, magari anche nella corsa, anche in alcune posture, quando il calciatore rientra in campo, anche in qualche suo atteggiamento, l'occhio dell'allenatore può essere più attento rispetto a quello del preparatore, a quello del fisioterapista, perché noi allenatori siamo anche più pratici, e quindi al momento sappiamo valutare se le cose veramente vanno per il meglio. Ciro. Mister, io volevo condividere con te, con Pasquale, con il pubblico, più che una domanda, una considerazione. Allora, diciamo che tra le opposte fazioni, meglio non rischiare e mi serve forse forzo un po', è evidente che magari tu sei un po' più dalla parte, ti conosco, del meglio non rischiare. Io, ovviamente, diciamo, del rapporto che ho con un atleta che poi diventa un paziente, divento in qualche modo, se vogliamo, anche un po' complice. La considerazione che voglio fare è, una volta che magari ci ritroviamo a gestire un atleta che è guarito, è allenato, è rientrato, non c'è il rischio che magari il problema del crociato se lo porti dietro in qualche modo come alibi per andare a difendere quella che invece è una sua, diciamo così, prestazione sotto le aspettative? Beh, di sicuro, lo dicevo prima, io dicevo prima proprio questo: se noi siamo certi che tutti i dati fisici sono a posto, il calciatore è completamente guarito, è ovvio che dobbiamo cercare di insistere, no? Insistere e cercare anche di dargli un maggiore supporto, e dobbiamo sempre farlo sentire sempre più sicuro. È chiaro che, come dicevi tu, io sono uno che non è che non rischia. Io sono anche certo che a volte è meglio perdere, soprattutto in questi casi, un po' più di tempo, perché il calciatore si deve sentire non solo fisicamente, ma anche mentalmente pronto. Io non farei mai giocare o rimettere in campo in un team, anche durante l'allenamento, un calciatore che ha paura, perché la paura può condizionare, e questo forse lo diceva anche prima Pasquale, può anche condizionarlo ad una eventuale ricaduta. Sì, infatti sì, io mi riferivo al discorso della prudenza, in effetti che ti contraddistingue, ma è un pregio secondo me, e mi viene in mente una metafora che magari poi in questa sede può sembrare lontana, che non c'entra, è una metafora che si usa in finanza ed è questa, non permetterti mai ciò che non vorresti mai perdere. Questo per dire che alla fine, appunto, meglio, come dire, non dovremmo mai trovarci davanti all'ipotesi che magari per forzare qualche giorno o qualche settimana, andiamo addirittura a rischiare di ricominciare tutto da capo, insomma. Ed è proprio in linea a quello che tu dicevi. Hai abbinato finanza e riabilitazione, il massimo. Allora, io direi una cosa. Intanto una mia considerazione, una domanda che avevo per tutti e due, sia Ciro che Pasquale. Come mai i tempi di recupero da noi sono molto, molto, molto più brevi rispetto in America o in altri posti? Allora,
Non lo so, magari comincio io e poi sono sicuro che finisco per sfiorare dei parametri che ha già detto Pasquale, ma che probabilmente, insomma, finiremo per aggiungere ancora qualcos'altro, insomma. Allora, c'è una, in effetti è una questione, diciamo così, soprattutto di punti di vista, o meglio, di aspetti morali, di obiettivi. Ti spiego che voglio dire. In Italia, comunque negli europei, possiamo definire la strategia di rientro su una ricostruzione di crociato intorno ai 6 mesi. Adesso c'è da dire una cosa, soprattutto la scuola di Mariani, a Roma, insomma, si sta orientando, soprattutto su atleti di elite, c'è da dire, su un'abbreviazione di questi tempi, persino di 4 mesi addirittura. Adesso, poi dopo io, magari questa cosa chiederemo anche al mister, secondo me, il punto di vista, perché il mister ricorderà perpfettamente che in passato questi attuali 6 mesi forse erano addirittura, non dico il doppio, insomma, erano decisamente più lunghi. Però ecco, il concetto qual è? Si parla di 6 mesi, addirittura 4 in Italia, mentre le linee guida internazionali o comunque i punti di riferimento in America e in NBA parlano di 9-12 mesi. Il concetto è un po' quello che dicevamo prima. La sensazione che ho è che, però qui entro nel campo personale perché diciamo così, non ci sono degli studi scientifici che dimostrano uno piuttosto che l'altro, o meglio, gli studi scientifici ci parlano di tempi che sono ben precisi in merito ai fenomeni di legamentizzazione, del consolidamento osseo. E perché si arriva a dire che, ad esempio, ci vogliono più minuti o di più? Perché si presuppone che se dobbiamo fare le fasi esattamente come le ho raccontate io e le ha raccontate Pasquale, abbiamo degli obiettivi da raggiungere prima di passare alla fase successiva. È evidente che se non ci mettiamo, come dire, qualche settimana per il recupero dell'estensione non possiamo andare a lavorare sul recupero della forza, e se non abbiamo un recupero di forza è difficile pensare che possiamo andare a tornare a correre. Non possiamo, come dicevamo prima, non possiamo far correre qualcuno che ha 100 di forza su un lato e 50 sull'altro. Non è così, ci sono dei parametri da rispettare. La stessa cosa poi negli step successivi, come ad esempio il ritorno proprio al contatto con la palla o al contatto con l'avversario. Quindi il ritorno con gli altri. In realtà, quindi secondo me, qui forse cerchiamo in qualche modo di, tra virgolette, mettere da parte il rispetto di questi parametri a favore di un rientro, perché è ovvio che il giocatore in qualche modo vuole rientrare, probabilmente è ovvio anche che il mister vorrebbe riavere a disposizione un suo giocatore, un presidente vorrebbe non pagare un atleta per star fermo o per giocare, e ci sono magari, inutile dirlo, anche le pressioni di tifosi, di giornalisti che possono alimentare questo percorso accelerato. Viceversa, in America invece c'è, diciamo così, un'attenzione maggiore nei confronti proprio di tutti questi parametri teorici che abbiamo discusso finora. E quindi piuttosto che anticipare un mese ma rischiare un re-injury, vado a fare tutto per bene, perché è vero che ci metterò 8 mesi, 9 mesi invece dei 6, ma è in qualche modo sicuro che non si fa male più. Questo è il mio punto di vista. Pasquale, che non so se Pasquale voleva aggiungere qualcosa. No, hai detto tutto perché sono cose soprattutto che di carattere innanzitutto, diciamo, medico-scientifico, perché ci sono dei tempi precisi. Poi hai toccato anche altri fattori che sono di carattere, diciamo così, esterni, quindi le pressioni, la famiglia. Io ho avuto comunque a che fare anche con giocatori cui ho subito la pressione anche dell'ambiente familiare, oltre che del procuratore. Quindi hai toccato un pochettino tanti fattori, li hai riassunti abbastanza bene. Io in questo caso, diciamo, sono un preparatore fisico, cerco di parametrare le mie cose, cerco di lavorare perché, come dicevi tu, ho deciso di fare un percorso, cerco di tirare fuori i dati per provare a farmi guidare da questi test, perché io devo arrivare, come abbiamo detto prima, a riconquistare tutto. Per cui, insomma, è un discorso abbastanza ampio, e quindi diciamo che hai più o meno, raccolto un pochettino giustamente il tutto.
Quindi diciamo abbiamo trattato la sfera emotiva e Sì, poi dipende dai quella livelli, fisica, quella chiaramente, Giuseppe. scientifica. Chiaramente le dinamiche poi sono sempre le stesse. Tempo fa in un webinar con Nello Genovese, con altri professionisti, le dinamiche che escono sono in Serie A, sono in Serie B, Lega Pro, sono quelle. Più o meno ci si trova ad avere a che fare con persone e quindi diversi modi di approcciarsi anche al post-infortunio. C'è chi, Certo. come diceva il mister, o come diceva Ciro, non ricordo chi dei due, potrebbe trovare anche l'alibi del post-infortunio e quindi essere un malato immaginario perenne, portarsi un LCA, un post-LCA, portarselo per mesi e mesi, oltre la fisiologia. Mentre invece ci potrebbe essere quello che in 4 mesi e mezzo, 5 già vuole giocare, forse sbagliando, anticipando, ma magari vuole giocare. Per cui parametrare tutto, come fa Pasquale, a mio avviso, è la migliore cosa. Parametrare, avere dei numeri che scientificamente ci permettono di dire se uno può giocare e quali prestazioni può sopportare o meno. E poi il mister a cui scarichiamo tutta la responsabilità. Scherzo, No, noi ce ovviamente. l'abbiamo. No, no, ma che. Noi viviamo di questo. Certo. Guarda che a me fa un sacco piacere prendere queste responsabilità. Non ne parliamo della responsabilità di mettere gli 11 in campo, insomma, di Certo. scegliere gli 11 in campo. Però sono tutte responsabilità, queste ancora di più, perché questo aspetto preclude anche, ecco, come è successo a me, la possibilità di continuare l'attività di atleta e di calciatore, insomma, e non è da poco. E quindi il ritorno in campo è fondamentale. Fondamentale, come dicevo prima, è sempre un lavoro di squadra. Anche in questo caso, il reintegrare un calciatore infortunato grave, ha avuto un infortunio molto molto grave come la lesione al crociato, la ricostruzione del crociato è fondamentale. Il gioco di squadra con i propri compagni, con lo staff tecnico, medico e quant'altro. Poi ci sono le pressioni. Io condivido in pieno le pressioni che abbiamo noi tra società, tifosi, famiglia, ma anche dello stesso calciatore che magari a fine si ritrova. Trova a non dover giocare un'intera annata o cercare magari di giocare le ultime partite, fa di tutto per poter rientrare. Questo perché comunque è fondamentale anche per Per l'anno riprendere successivo, per l'anno l'anno successivo. successivo la piena attività agonistica e un nuovo contratto. In Siamo fondo tutti è un sotto pressione. lavoro, è un Siamo lavoro. tutti sotto pressione, e andiamo sempre troppo, ecco, di corsa. È legati ai risultati, quindi quando un team è legato al risultato può essere il miglior team del mondo, ma se quel giocatore serve, purtroppo io ci sono stato per tanti anni sia da giocatore nel mio piccolo, sia da facente parte del team e so cosa si prova. È una di quelle cose è uno di quegli stress che ti tengono sempre sulla corda, in tutto il team, no? Perché il team poi si lega al mister, se non va addirittura insieme al mister, ma si lega in maniera profonda. E quindi tutto quello che decide il nostro lavoro è il risultato finale, il risultato di quello che poi la squadra produce in campo in termini di punti raccolti, perché puoi essere il migliore preparatore, il miglior mister, il miglior fisioterapista, ma se sei tra gli ultimi in classifica non se ne accorge nessuno. Quindi purtroppo questa è la mia esperienza e poi magari la vostra è diversa, magari in Puglia è diversa, da noi è così. No, è dappertutto È così, perché i così, risultati infatti. condizionano molto, però l'importante è la consapevolezza di poter lavorare sempre con il massimo Il massimo. impegno e la massima anche capacità, perché poi i risultati si ottengono grazie anche al lavoro duro che si fa durante la settimana insieme a tutto il team in assoluto. Certo. Ciro, siamo arrivati alla fine. Ci sono delle domande che stanno arrivando, uno sulla sindrome del ciclope, Ah, sì, possiamo, sì, magari, infatti, sì, potrei rispondere a questa domanda. Se mi permetti di proiettare le slide, avevo preparato qualcosa proprio per mostrare le complicanze che ci possono essere. A Sì. proposito di complicanze, sindrome del ciclope, io ho avuto una
una pallavolista che mi ha fatto penare. Sì. E voi? Allora, io personalmente Onestamente. la sindrome del ciclope sappiamo bene che è questo granuloma, questa cisti che si può in qualche modo creare proprio a livello della gola intercontiloidea a causa di una non completa asportazione del residuo del crociato lesionato. E allora tende a incistirsi e finisce per essere particolarmente problematica, soprattutto nella fase di estensione. Allora, io personalmente ne ho trattate un paio qualche anno fa, una complicanza abbastanza, cioè, comune, ma io personalmente non ne ho trattate tantissime, per fortuna direi. In effetti ricordo che in ogni caso, qui è importante la collaborazione con un'altra figura che qui non abbiamo stasera, che è quella dell'ortopedico, perché essendo una complicanza appunto di tipo prettamente chirurgica, in uno di quei due casi addirittura mi è successo che il paziente dopo un po' di tempo è stato costretto ad andare sotto i ferri per un'operazione di pulizia, proprio perché continuava a dare fastidio. Se Ma mi è un dai fastidio legato al dolore o una limitazione di flessione fisica? Entrambe, perché praticamente c'era una limitazione funzionale, ma soprattutto c'era anche gonfiore. E soprattutto in fase di carico tendeva ad aumentarsi anche il gonfiore, in quella fase infiammatoria poi faceva anche male, insomma. È chiaro che se non lo sforzava, generalmente poi l'infiammazione tendeva ad avere una fase di remissione, ma se stiamo parlando di un atleta, necessariamente non possiamo, come dire, farcela andare bene così. L'atleta si deve allenare, quindi diventa complicato, insomma. Qui è importante l'aiuto del chirurgo. Pasquale? Ma non ho particolari riferimenti, non ho mai trattato questo tipo di problematica, fortunatamente, per cui non posso dare giudizi di carattere tecnico, diciamo così. Per Ciro, cui tu va avevi bene. da inserire la Sì, slide? Solo che non si vedono. Non so. Ah, ecco, adesso sì. ci siamo? Sì. Sì, dicevo, quindi abbiamo parlato della sindrome del ciclope, ci sono altre complicanze che ci possono essere in un crociato, a parte quelle iniziali dove ci può essere la febbre per qualche giorno, oppure c'è una perdita di sensibilità che spesso succede proprio nell'area dell'espianto. Ecco, se la febbre dura qualche giorno è abbastanza fisiologico ed è una conseguenza dell'intervento chirurgico e ci sta, ma se dovesse perdurare o comunque presentarsi a distanza di settimane è opportuno il controllo medico. La perdita di sensibilità mi riferisco al fatto che, siccome andiamo, il chirurgo va a recidere alcuni rami cutanei, possiamo avere proprio un deficit di sensibilità in una zona cutanea che può durare anche anni. Ci sono altre complicanze poi che sono dovute essenzialmente anche alla posizione, al posizionamento non isometrico del neolegamento. Ovviamente lo accenno perché voglio fare una precisazione. Ovviamente io faccio il fisiologista, non faccio il chirurgo, ma come io ho prestato particolare attenzione, per esempio, alla presentazione di Pasquale, io ritengo che tutti noi fisiologisti dobbiamo assolutamente essere attenti alle dinamiche chirurgiche. È possibile, io ho avuto la fortuna di farlo, andare anche proprio in sala operatoria, perché fino a quando il legamento crociato non lo vai a vedere proprio con gli occhi quello che si è rotto, quello che ti tolgono e ti impiantano. Cioè, studiarlo sui libri è decisamente diverso, è come se sei più vicino alla realtà andando in sala operatoria. Quindi, se mi posso permettere di dare un consiglio, do questo: se è possibile, affiancarsi ad un ortopedico che permette di andare in sala operatoria ad assistere a questo intervento. Dicevo, posizionamento non isometrico perché proprio a causa di questo possiamo avere, non tanto all'inizio, perché all'inizio ci sta che c'è un deficit di estensione, di flessione, ma se dopo 3-4 mesi noi ci siamo davanti ancora a un deficit, come dicevamo prima, che può essere l'estensione o può essere una mancata capacità di arrivare alla completa flessione o viceversa, più che un'eccessiva rigidità ritroviamo un'eccessiva lassità.
ecco, come dire, va valutato, se possibile, va dialogato insieme all'ortopedico, anche se qui mi rendo conto che apro una sorta di parentesi, insomma, complicata, perché non è semplice immaginare che il fisioterapista possa dialogare con l'ortopedico e dire: ma può essere che qualcosa dal punto di vista chirurgico non abbia permesso di subire? Mi rendo conto della delicatezza della questione. Però, insomma, può essere tra le cause che ci impediscono la progressione a cui aspiriamo, che abbiamo visto prima. Ma parliamo soprattutto delle complicanze che sono legate alla riabilitazione. La tendinopatia rotulea, soprattutto quando c'è un espianto, una ricostruzione con tendine rotuleo, è una brutta bestia questa tendinopatia, perché soprattutto se andiamo a dosare dei carichi eccessivi, può essere nella primissima fase da parte mia, o se troviamo un preparatore che non è come Pasquale, non è attento e preciso come lui, oppure può essere anche colpa del paziente, perché magari ha tanta voglia di fare, è finita la nostra seduta, va a casa e poi viene il giorno dopo e ci dice che ha fatto anche tanto altro lavoro aggiuntivo, e noi ci ritroviamo il ginocchio gonfio, il tendine che si infiamma. Oppure la sofferenza cartilaginea. Teniamo presente due aspetti. Quando si rompe un crociato, abbiamo visto prima di tutto il quadricipite perde di tono, e questo già è un problema sulla sofferenza cartilaginea, perché l'ipotonia tende a far abbassare la posizione della rotula e aumenta l'attrito femoro-rotuleo. Successivamente c'è un sovraccarico evidente, dobbiamo cercare di recuperarla questa forza. Quindi questo sovraccarico alla lunga ci può generare delle complicanze che in un atleta, soprattutto dove magari si può trascinare molto frequente una sofferenza cartilaginea che già aveva, ma che era sintomatica, ecco che adesso vive una fase di recrudescenza. E un altro fenomeno abbastanza frequente è l'algodistrofia, che si può innescare a livello osseo. Magari questo accade proprio perché nel momento dell'impatto si è generato un edema osseo che non è stato sufficientemente trattato, attenzionato, sia da un punto di vista proprio riabilitativo, strumentale, ma anche farmacologico, dall'ortopedico. Magari uno ha pensato solo al crociato che era rotto, ma in realtà ci possono essere delle sofferenze ossee che non c'entrano con il crociato, ma che continuano a generare il dolore nel paziente, e questo ci impedisce di progredire con il carico. Queste sono le complicanze più frequenti. E quindi le conclusioni, i messaggi da portare a casa, quali sono al termine di questa chiacchierata? La corretta diagnosi, ma soprattutto la diagnosi delle lesioni associate, abbiamo visto, perché finiscono per essere qui loro che possono rallentare il nostro iter riabilitativo. La mobilizzazione precoce va appunto, come dire, una volta che è rotto, il concetto è che dobbiamo cercare di limitare al massimo la fase di immobilizzazione prolungata del paziente. Una volta si usavano i tutori, ad esempio, il tutore aveva lo scopo di proteggere sia la completa estensione, magari in una fase post-riabilitativa, che limitare la flessione antalgica, cioè l'atteggiamento in flessione che il ginocchio poteva avere. Ora come ora sono molti meno gli ortopedici che consigliano il tutore. L'orientamento, il trend della letteratura internazionale è proprio molto a favore del carico progressivo e della mobilizzazione precoce. L'importanza del lavoro propriocettivo, penso di aver detto tutto prima, ma l'ha fatto anche Pasquale. Il contrasto degli effetti della paura è veramente importante, forse il nemico numero uno. La priorità va all'estensione, e per ultimo mi permetto di dire che riguardo ai tempi, la velocità non è fretta. Noi dobbiamo fare ad ogni seduta riabilitativa, ad ogni training che si fa con il prof, il massimo senza avere fretta. E in conclusione, direi, questo è un assioma che racchiude un po' l'essenza forse della fisioterapia in generale, che noi dobbiamo essere bravi in tre cose: dobbiamo fare le cose per bene, dobbiamo sapere, quindi tanta conoscenza, dobbiamo continuare a studiare sempre, e dobbiamo far sapere, perché abbiamo visto che la comunicazione, cioè la consapevolezza che il paziente può avere, la presa di coscienza, migliora l'outcome finale. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Forse ci siamo dilungati un po' troppo, però penso che Ottima, vabbè, ma è piacevole, piacevole. Un'ora e 50 insieme. È piacevole parlare con voi, anche se solitamente noi, beh,
prevediamo di fare un'ora, ma poi ci tiriamo sempre un'ora e mezza, un'ora e 40, perché poi le domande, siamo appassionati, una cosa tira l'altra, e quindi andiamo volentieri oltre il tempo che ci siamo preposti. Io penso che siamo arrivati alla fine. Ci sono dei saluti da Pappalardo, Rocco, Oh, ciao Rocco. saluta anche Ciro, dice due grandi professionisti, ma sono i saluti, poi magari gli rispondete dopo. Volevo ringraziarvi, ringrazio il mister che Grazie a gentilmente te, Giuseppe. si è come dire, ci ha dato una mano in questo webinar, perché non è facile inserire l'aspettativa di un mister in un team, e penso che abbiamo dato proprio l'immagine di quello che accade. Francesco dice: ma ce la faccio per la domenica, Francesco Leccese. È un altro crociato, quindi sì, per domenica. Purtroppo il calcio, come tutti noi sappiamo, chissà quando, come dire, a parte la Serie A, chissà quando, diciamo, in qualche modo riprenderemo. Forse Pasquale, la Lega Pro, insomma, sembrerebbe che possa riprendere, insomma, però speriamo di tornare tutti alla routine che ci apparteneva fino a qualche mese fa. Speriamo, perché si sono vissuti momenti veramente brutti, e quindi il calcio dalla Serie A in giù è andato un po' in secondo piano, però anche quello è un settore importante, e secondo me deve riprendere. Comunque i nostri atleti hanno avuto tempo in più per riatletizzarsi e rientrare in campo. Grazie anche a Pasquale, non ti Grazie a conoscevo se voi. non tramite Facebook, ma è stata una conferma di quello che mi dicevo Ciro, sei effettivamente molto preparato, e spero di riaverti ancora qui sulla A pagina. disposizione, grazie Ciro invece non lo molliamo un attimo, ormai è relatore, quindi dal lockdown in poi lo abbiamo assunto sulla pagina, gratis, ma lo abbiamo assunto. Buona serata a tutti, con voi ci rivediamo tra un attimo nel Buona serata. backstage. Buona serata a tutti. Grazie a tutti, Ciao, ciao. arrivederci. Buonasera. Buonasera.